Io sono la dottoressa Balderi e lavoro all'ufficio di farmacovigilanza dell'AIFA, nell'area vigilanza post-marketing, e quindi mi occupo principalmente di farmacovigilanza e delle attività che deve fare AIFA nel contesto nazionale ed europeo. Questa mattina ho partecipato al corso dell'Accademia dei Pazienti e devo dire che è stata un'esperienza molto bella, perché è stato un momento di avvicinamento tra le istituzioni che a volte vengono viste così irraggiungibili, così in alto rispetto alla popolazione in generale. Invece non è così, anzi anche per noi è uno stimolo molto importante confrontarci con i pazienti, perché ci cambia un po' la visione di quello che facciamo e della portata che hanno le decisioni che prendiamo e il nostro lavoro in generale sui pazienti e sui cittadini. È la prima volta che insegna ai pazienti? È la prima volta che insegno, che mi confronto, diciamo, con i pazienti, ed è la prima volta che mi vengono poste tutte queste domande, devo dire, perché l'interesse, mi rendo conto che è molto alto, c'è molta attenzione sulla salute, specialmente da chi è in prima persona, ovviamente. Per i pazienti è molto importante conoscere il lavoro delle istituzioni, l'importanza della farmacovigilanza. Qual è la sua impressione riguardo al livello di preparazione di questi pazienti? Allora, i pazienti mi sono sembrati preparati per quanto riguarda le competenze che hanno le istituzioni. E quindi, anche perché se fanno questo corso, ovviamente si sono già informati da soli. Molte cose sono reperibili anche su internet, però sappiamo che internet non è sempre una fonte di informazioni affidabile, perché possiamo trovare diverse voci. Quindi, secondo me, ascoltare la voce ufficiale, che è quella dell'autorità regolatoria finanziata con fondi pubblici, dove non ci sono interessi, eccetera, eccetera, se non quello della tutela della salute del cittadino, è molto importante, perché così loro hanno maggiori certezze su dove cercare le fonti attendibili. Benissimo, io la ringrazio moltissimo e auguro buon lavoro. Anche a voi.